Buonasera Michele, chiaramente diciamo con mister Astelli davvero un bel primo tempo, quello dell'Avellino che era riuscito ad imbrigliare il Catanzaro, a trovare addirittura il vantaggio con il tuo gol. Nel secondo tempo l'Avellino è crollato fisicamente ed è venuta fuori la qualità del Catanzaro. Ma il primo tempo, ma anche secondo me una parte del secondo tempo dove abbiamo fatto quello che avevamo preparato la settimana, stavamo cercando... Secondo me stavamo limitando bene anche loro, poi ovviamente sono una squadra molto forte, giocano bene, hanno avuto delle occasioni, quello fa parte anche della partita. E poi dopo, alla fine, ci siamo un po' complicati, secondo me, da soli la strada. Col mister che aveva detto alla vigilia, può essere la partita ideale dopo 3 sconfitte consecutive. Ti chiedo cosa vi consegna questa partita, soprattutto questo primo tempo al cospetto della capolista. Consegna la consapevolezza che se siamo compatti, facciamo quello che proviamo in settimana e possiamo dar fastidio. Sicuramente per quanto siano forti loro, magari giocare contro loro, ora non mi prenderete per pazzo, può essere un attimino più semplice perché è una squadra che gioca a viso aperto, non si chiude, però cerchiamo di ripartire da, secondo me, dai 60 minuti, a prescindere che poi fossimo magari già 2-1 o no, non mi ricordo bene, e niente, affrontare la settimana ripartendo da sto primo tempo e il quarto d'ora del secondo e andare avanti, testa bassa. Ecco Michele, addirittura dei colleghi di Catanzaro all'intervallo ci avevano detto una delle migliori squadre viste al Ceravolo, l'Avellino, che si candida ad essere una mina vagante nei playoff, però in questo momento l'Avellino è fuori dalla zona playoff. Sì, io non sono molto uno che guarda la classifica. Sicuramente ora, come mi hai detto tu, non lo sapevo, la classifica dice questo, però penso che mancano ancora tante partite, dobbiamo affrontarle una alla volta come se fossero delle finali e far più punti possibile e cercare di scalare la classifica, tutto qua secondo me. Grazie.